Buona serata ancora, gentili telespettatori di Teleantenna, l'edizione del Veneto Orientale, del telegiornale, in apertura subito. Andiamo a Sassino di Rivenza, perché l'amministrazione comunale, insieme alla regione, ha trovato i fondi per la nuova caserma dell'Arma, il servizio di apertura del telegiornale. I carabinieri di Sassino di Rivenza, che hanno giurisdizione anche a Torre di Mosto, avranno la caserma nuova nella ex scuola dell'infanzia Jean Piaget. Cantiere ad ottobre, data di fine lavori, giugno 2016. Il comune ha appaltato i lavori di ristrutturazione dell'edificio per l'importo di 550.000 euro. L'intervento, atteso da decenni, è finanziato dalla Regione Veneto e dal comune ed è stato aggiudicato all'impresa ICEF di Noventa di Piave. Verrà rifatta la copertura e nella struttura muraria sarà inserita una ossatura in acciaio per migliorare la tenuta sismica dell'edificio. Al piano terra gli uffici, la camera di sicurezza con la cella e i locali per le attrezzature di stazione. Al primo piano gli alloggi dei militari. Dotazioni di sicurezza ed impianti richieste dall'Arma completeranno l'intervento. Fino agli anni 50 del secolo scorso la caserma si trovava in corrispondenza dell'attuale rotatoria di Largo Trieste. Venne abbattuta per far posto a Viale Trieste. Nella sua storia quasi centenaria e nei racconti dei sanstinesi più anziani, l'edificio che a giorni verrà ristrutturato è stato casa del littorio, cinema e sala da ballo, scuola di avviamento professionale, scuola media, biblioteca civica, scuola dell'infanzia Piaget ed asilo Sacro Cuore. Attualmente è la sede della banda musicale e della Croce Bianca. La nuova caserma, ha ribadito il sindaco Matteo Cappelletto, consentirà di mantenere e di migliorare un importante presidio di sicurezza nel territorio. E adesso le altre news nel prossimo servizio. Rapinato del cellulare, gli chiedono 200 euro per riaverlo. Un minorenne a sua volta tenta lo stesso gioco, ma gli va male. Sono le 14.30 di ieri, quando in un bar di Portoluaro fa ingresso un ragazzo. Passo svelto e deciso, si dirige verso un tavolino occupato da due ragazze. Senza parlare, consegna a una di queste un telefono cellulare. In cambio la ragazza gli consegna una busta. Una delle due a quel punto si alza e, dopo essersi qualificata come carabiniere, lo ferma. Nel locale altri militari in borghese sono pronti a intervenire, ma il giovane, colto di sorpresa, non accenna alcuna reazione. Dentro la busta appena ricevuta sono contenuti 150 euro in contanti. È quanto il giovane aveva chiesto per riconsegnare un telefono cellulare, che nel mese di giugno scorso era stato rubato alla sorella minore della ragazza seduta al bar, all'interno di una discoteca di Caorle. Passano i mesi senza che si sappia più nulla di quel cellulare, fino a quando, non molti giorni fa, tramite Facebook giunge alla minore una richiesta di soldi in cambio del proprio telefono. A quel punto i familiari della minore si rivolgono ai carabinieri di Portogruaro, diretti dal luogotenente Corrado Mezzavilla, che senza perdere tempo fa scattare l'operazione. L'accordo su dove incontrarsi per lo scambio e su come riconoscere la ragazza che ha i soldi, tutto tramite Facebook. Poi quel carabiniere che non ti aspetti e che sembra un'amica che fa compagnia a quella che, dalla descrizione ricevuta, ti consegnerà i soldi. Tutto come previsto, avrà pensato. Poi il colpo di scena. La ragazza, a cui non aveva fatto caso, si alza e, dopo essersi qualificata, lo ferma. Viene arrestato per estorsione e accompagnato in caserma. Si scoprirà poi che è minorenne. E non solo. I militari, indagando nel suo passato, hanno infatti scoperto che anche lui, non molto tempo prima, era stato vittima di un episodio in cui il telefono cellulare era finito al centro della storia. Aveva infatti subito una rapina nel corso della quale gli era stato sottratto il proprio telefono cellulare. Poi ecco configurarsi il tentativo di estorsione. Gli erano stati chiesti 200 euro per poterlo riavere. Il sedicenne è stato così accompagnato in una comunità di accoglienza per minori. A Motta di Rivenza, Luca Curtarelli ha avvicinato Susanna Zaccarin, che è una professoressa dell'Ateneo Triestino, che ha elogiato la figura di Corrado Gini, una figura del resto molto importante non solo per Motta, ma che del resto ha dato il via proprio all'Istat, il servizio. Motta di Rivenza, Palazzo La Loggia, siamo con Susanna Zaccarin, professoressa e docente dell'Università di Trieste di Statistica. Allora, questa sera qui a Motta si è festeggiato i 50 anni di Corrado Gini, diciamo il padre della statistica italiana. Sì, ha detto bene. E io sono stata invitata qui proprio a portare il mio contributo sia come professore di statistica ma anche come mottense, perché appunto anch'io sono nata a Motta di Rivenza come Corrado Gini e mi sono laureata in statistica all'Università di Padova. E poi la mia carriera accademica, diciamo, si è sviluppata verso l'Università di Trieste e attualmente sono anche direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche appunto dell'Università di Trieste.
È un vero onore essere stata qua, ricordare la figura, diciamo, del padre della statistica italiana, che ha ispirato buona parte dei nostri studi e che al quale finalmente, diciamo, a 50 anni dalla sua scomparsa viene data il risalto e tutto l'onore che merita la sua figura, che è stata anche molto controversa perché ha operato nel ventennio fascista, e questo, diciamo, per un po' di tempo lo ha fatto conoscere solo nella comunità degli statistici, ma non, diciamo, né al paese forse e né, diciamo, alla popolazione in generale. Mentre con queste manifestazioni, questa è la terza nell'arco di una decina di giorni, credo che questa sia stata una possibilità per far conoscere a tutti la grande figura di questo scienziato statistico. Se n'è andato un pezzo invece di storia del centro storico di Porto Gruaro. È morta Santina Basso, 77 anni, commerciante molto conosciuta, che ha gestito per decenni il negozio Polo, aperto proprio dalla stessa famiglia fin dal primo dopoguerra. Originaria di Prati Pozzo, dove vivono ancora il fratello e le sorelle, tutti la ricordano come una donna sorridente, gentile, di grande fede, disponibile ad aiutare gli altri. Santina se n'è andata a causa di una implacabile malattia all'ospedale maggiore di Trieste con i familiari. Al suo fianco il funerale sarà celebrato sabato alle 15 nel Duomo Sant'Andrea di Porto Gruaro. Ora parliamo invece ancora di Porto Gruaro, di una singolare iniziativa proprio a Giussago, dove i ragazzi delle elementari passeranno la notte proprio a scuola per guardare le stelle. Una notte a scuola per osservare le stelle. Continuano nel segno dell'innovazione e della originalità i progetti formativi che vengono promossi dalla scuola primaria Virgilio di Giussago a Porto Gruaro. Dopo le attività legate all'equinozio d'autunno, che hanno visto le due classi impegnate prima nella drammatizzazione del mito sulle stagioni e poi nell'osservazione del tramonto, i bambini della terza e quinta elementare trascorreranno proprio domani, venerdì, se il cielo sarà sereno, la notte a scuola. Alla cena e alla colazione provvederanno i genitori. Sabato mattina le attività si concluderanno verso le 8:30 e in caso di cielo coperto la stessa attività potrà essere riproposta venerdì 9 ottobre. Le maestre sono poi intenzionate a proporre ad entrambe le classi un soggiorno didattico sull'altipiano di Asiago, che permetterà ai bimbi di conoscere l'ambiente montano e le attività dell'uomo in tale ambiente. La scuola primaria Virgilio di Giussago non è nuova a questo tipo di esperienze didattiche. Lo scorso anno i bambini hanno avuto la fortuna di trascorrere una notte in tenda a Valle Vecchia. Sono stati condotti a visitare il nuovo impianto fotovoltaico sorto sulle aree dell'ex discarica e hanno realizzato il progetto Mensana in Mensa Sana, che ha previsto l'allestimento di un orto sinergico al di fuori del cortile scolastico. Le iniziative proposte dalle insegnanti, che si dedicano ai loro piccoli allievi con passione ed impegno, sono tutte legate alla volontà di far vivere ai bambini un'esperienza unica che possa permettere loro di apprendere lavorando in gruppo in una sorta di laboratorio per la vita. A Concordia Sagittaria, la gara delle batee, protagonista domenica anche con la polenta, in diretta dalle 14 alle 15:30 circa sulla nostra rete Teleantenna. Domenica 27 settembre ritorna nella storica cornice della gara delle batee organizzata dall'associazione turistica Santo Stefano il goloso appuntamento con il Gira Concordia. Progettato da Confcommercio, l'evento coinvolge numerosi esercenti locali, i quali si esibiranno ancora una volta in polenta e una rassegna gastronomica tipica per celebrare la regina incontrastata della cucina genuina e tradizionale, appunto la polenta. Un'iniziativa che intende promuovere le peculiarità di Concordia Sagittaria, anche attraverso la gastronomia tipica locale, e che mira a trasmettere ai turisti e ai visitatori un segnale di consapevolezza che la città romana, oltre ad essere un luogo pervaso dalla storia, ricco di bellezze culturali e paesaggistiche, è un territorio fertile per l'implementazione di sinergie fortemente radicate anche tra categorie completamente diverse tra loro. 10 partecipanti che per l'occasione hanno pensato di riprodurre molteplici varietà di polenta accompagnate da vini locali. A partire dalle 11 in via Carnio ed altri nelle rispettive location, alla Scala, da Fanio, al solito posto, Dolce Caffè, Bistrotto Alta Marea, al Confine, Roma Caffè, alla Torre, Zentilli, Storia e al Cacciatore, proporranno uno dei tipici piatti della nostra cultura in diverse salse, con seppie al nero, triglie di scoglio, guancialetti piccanti, baccalà alla concordiese, spezzatino di cervo, funghi e molto altro ancora. Molti anche gli operatori commerciali che si sono prodigati per la buona riuscita dell'evento nel suo complesso e che addobberanno le loro vetrine a tema per arricchire ancora di più la coreografia dell'iniziativa.
Occorre inoltre ricordare che in Piazzetta Battistero avrà luogo una sfilota di moda a fare da cornice, banchi espositivi di merce e artigianato poi locale. E infine poi la diretta a partire dalle 15.30 circa sulla nostra rete Teleantenna con Media 24. A San Michele a Tagliamento il sindaco Pasqualino Codognotto si dice entusiasta per la celebrazione e l'evento che è stato trasmesso in diretta alla nostra rete domenica dalla Isola dei Pescatori. Anche oggi un appuntamento importante per la comunità di San Michele in una location diversa, affascinante, di tranquilla, da relax, ma con tanta gente. Sì, con tantissima gente, forse quest'anno più di ogni anno, e questo ci fa naturalmente piacere perché la tradizione, anche quella religiosa, si connatura, si amalgama anche con le esperienze turistiche, perché ad esempio abbiamo notato da quando anche Don Andrea, insomma, oltre che il caro Don Sergio che ha inventato questo straordinario luogo e momento celebrativo, abbiamo visto che, dicevo, che il turismo religioso è un turismo che sta emergendo molto e lo dimostrano i numeri di oggi, sebbene siamo ormai quasi a fine stagione. Bene, sindaco, un'ultima domanda. È importante anche questi eventi per sottolineare un po' l'appartenenza. È bello vedere gente di Caorle, gente quindi di San Michele che si incontra qui, ma io direi anche gente da tutte le parti dei paesi limitrofi, perché questa tradizione ormai della messa qui sull'isolotto da 10 anni coinvolge un po' tutte le comunità vicine. Dobbiamo andare anche in questo senso. Assolutamente sì, guardi, poi un comune turistico è un comune dove devono incontrarsi i popoli, altrimenti non ha senso il fatto di avere terra, avere mare, avere cielo, avere sole e poi limitare come dire, gli scambi di esperienza, gli scambi culturali eccetera. Un comune turistico è un comune di accoglienza, è un comune di completamento di esperienze, è un incontro tra i popoli. Ebbene, che lo si faccia poi in un contesto così straordinario, in mezzo ad una laguna straordinaria, perché con tutto rispetto per gli amici francesi, ma qua non abbiamo meno della Camargue francese, basterebbe visitarla per capire che non sto gonfiando molto il mio concetto. Bene, grazie a voi per quanto state facendo, credo che anche questa esperienza, questa mia intervista qui oggi con queste immagini che sicuramente avrete fatto contribuiranno seriamente a far conoscere ambiti sconosciuti alla massa e che vorrei fossero invece conosciuti e che diventano anche magari qualcosa di intimo che ci si porta dietro. Vinicio Scortegagna ci propone invece un nuovo scatto dal territorio per Fotoreporter. Ci fermiamo qui, vi ricordo che domenica dalle 15.30 circa saremo in diretta da Concordia Sagittaria per la gara dei Batei. Non mi resta altro che augurarvi dunque una buona serata, grazie per aver scelto il telegiornale del Veneto Orientale e a risentirci. Rimanete con noi, con Teleantenna.